Ciao biker e ben ritrovato in Tecnica Pit Bike. Durante il periodo invernale è buona cosa smontare la moto e fare manutenzione ai suoi componenti, dal motore all'impianto frenante alle sospensioni e così via. Mentre stavo smontando il carburatore mi sono detto: perché non fare un video dettagliato su questo bel aggeggino? Oggi quindi lo smontiamo completamente, lo analizziamo, vediamo i suoi circuiti interni e alla fine lo rimontiamo pronto per la nuova stagione. Premetto che sarà un video tecnico che andrà a sviscerare non solo i suoi circuiti ma anche tutti i suoi elementi caratteristici. È per questo che ho voluto suddividere il video in due parti. Per avere una buona padronanza con il carburatore quindi ti consiglio di guardare entrambi le parti. Che dire? Buona visione! Questo è un Canning PE26 non originale. Lo si nota da qualche piccolo particolare, ma specialmente dal fatto che non ha la vite sul fondo del serbatoio per il cambio rapido del getto del massimo. Resta comunque uno strumento adatto allo scopo, ricordando che il miglior carburatore è quello carburato meglio, punto. Ovviamente ha alcuni componenti difformi rispetto ad altri carburatori, ma il principio di funzionamento è identico. Nella parte sinistra si ha il diffusore, ovvero la presa dell'aria, e siamo a monte della valvola del gas che è nella parte centrale. A destra invece si ha il condotto di aspirazione che porta al motore passando prima dal collettore. Prima di affrontare il discorso pratico dobbiamo definire due concetti base: la condizione di funzionamento e lo scopo. Partiamo dalla condizione di funzionamento. Il carburatore funziona tramite depressione sul condotto di aspirazione e senza appunto questa depressione è un organo inutile. Per capirlo meglio dobbiamo partire dal pistone nella fase di aspirazione. Siamo al punto morto superiore e il pistone comincia la sua fase di discesa con la valvola di aspirazione che comincia ad aprirsi. Ebbene, questo è l'unico frangente in cui la camera di combustione e il carburatore sono in collegamento. Durante le restanti fasi il carburatore non fa niente. Il pistone scendendo aspira dall'esterno un volume di aria pari alla cilindrata del motore ed è proprio questo vuoto a creare una depressione che sfocia nel condotto di aspirazione e proprio da qua comincia il suo funzionamento. Se la depressione trova la valvola del gas chiusa, è costretta a rimanere all'interno del condotto di aspirazione, facendo lavorare il carburatore al minimo. Se invece trova la valvola parzialmente aperta, il carburatore è nella fase di progressione. Se la depressione trova la valvola del gas ancora più aperta, fa lavorare il circuito del massimo. Il secondo concetto riguarda il suo obiettivo, ovvero cosa deve fare. Lo scopo di un carburatore è di creare una miscela nebulizzata di aria e benzina in una determinata quantità definita rapporto stecchiometrico. Mentre l'aria si trova già nello stato gassoso, la benzina per essere nebulizzata ha bisogno sempre di aria. È lo stesso principio dello spruzzino, giusto per intenderci. Quindi, per creare una corretta miscela, ho bisogno sempre nei vari circuiti di entrambi i componenti, aria e benzina. Bene, ricordiamoci di questi due concetti e cominciamo ad analizzare il corpo governato dall'acceleratore, quindi la parte superiore. Il componente principale è la valvola del gas. In questo carburatore ha la forma di un cilindro, da cui deriva appunto il nome carburatore a valvola cilindrica. Questo per specificare che ci sono anche i carburatori a valvola piatta, in cui volgarmente la valvola viene chiamata ghigliottina. La valvola ha due feritoie. Questa lungo tutta la sua altezza che serve ad inserire il cavo dell'acceleratore che va incastrato qua sotto.
Il secondo foro, invece, oltre ad essere molto più corto e più largo, presenta un piano inclinato. Questa inclinazione serve a regolare l'altezza della valvola. Infatti, una punta che penetra o si allontana può aumentare o diminuire la sua altezza. Lo vedremo dopo. La parte frontale della valvola è detta smusso ed è inclinata verso l'interno per agevolare l'ingresso dell'aria. Questa inclinazione, che si tende a sottovalutare, in realtà influenza la carburazione in maniera maggiore rispetto ad altri elementi più blasonati, come ad esempio il getto del minimo. È altrettanto vero che la tendenza è di tenere la valvola di primo equipaggiamento, altrimenti non se ne viene fuori con tutte queste modifiche. Non si può sbagliare nell'inserire la valvola all'interno del carburatore, in quanto è presente un piccolo perno che ne blocca sia l'inserimento sia la rotazione. Da notare infine la punta della vite interna, che serve ad alzare o abbassare l'altezza della ghigliottina. Al centro della valvola del gas passa lo spillo conico, che presenta alcune tacche sulla sua sommità. Non sono altro che delle regolazioni in altezza che possiamo scegliere posizionando il fermaglio sulla tacca interessata. Inseriamo il tutto dentro al corpo principale e poi mettiamo il fermo, che ovviamente non deve passare per la feritoia del cavo dell'acceleratore. Quando inseriamo la valvola nel carburatore, prestiamo attenzione che lo spillo vada ad inserirsi dentro il foro sottostante. Per chiudere la parte superiore si inserisce il piattino in plastica, la molla e il coperchio. Ovviamente qui manca solo il cavo dell'acceleratore. Passiamo ora alla parte sottostante, dove c'è il serbatoio, e analizziamo tutti i circuiti del carburatore. Si possono contare 5 fori. Questo in realtà non è un circuito, bensì una presa d'aria collegata con l'esterno, e serve a mantenere l'interno del serbatoio a pressione atmosferica. I circuiti di benzina sono 4, 1 in ingresso e 3 in uscita. Questo è il circuito di alimentazione, collegato quindi con il serbatoio della moto. I restanti fori sono il circuito del massimo, il circuito del minimo e quello di avviamento. Come già annunciato, ogni circuito deve essere composto sia da aria che da benzina, altrimenti non ci sarebbe la possibilità di creare una miscela aeriforme. Ed ecco il motivo per cui i 3 circuiti di benzina nel serbatoio li ritroviamo collegati sul lato aria. Questa è la presa d'aria del massimo, questa la presa d'aria del minimo e questa quella di avviamento.